Ciao ragazze e bentornate sul canale. Oggi parliamo di protezione solare e sapete quanto questo argomento mi stia a cuore tutto l'anno. Proteggersi dal sole è fondamentale per una bella pelle. I danni del sole, come vi ho detto sempre in questi anni, sono subdoli perché non si mostrano subito, ma escono poi tutti insieme, ovviamente sulla nostra pelle, sotto forma di macchie, di scromie, eccetera. Non mi dilungherò tanto questa volta sulla parte tecnica, quindi cosa sono i raggi UVA, i raggi UVB, perché è importante scegliere un filtro piuttosto che un altro, la differenza fra filtri solari e filtri chimici, perché vi lascio la playlist giù nell'info box, aprite l'info box, vi ho messo la playlist solari con tutti i video che ho caricato nel corso di questi anni. Cercherò di mettervi anche i video, il link al video diviso per anni, per anno di uscita. Ovviamente ogni anno io ho cambiato solari, alcuni si sono riconfermati, altri invece li ho cambiati, li ho sostituiti. Ogni video non significa che quei solari che ho usato precedentemente non siano più validi, anzi potete andare a vedere che solari, che prodotti, che marchi ho utilizzato negli anni passati. A me piace cambiare sempre, piace sempre scoprire delle cose nuove e quindi quest'anno abbiamo dei solari nuovi. Prima di iniziare a parlare però nello specifico dei prodotti che porto in spiaggia, quindi dei prodotti che utilizzo esclusivamente al mare, voglio parlarvi dei prodotti invece che utilizzo in città. Sto parlando di due prodotti essenziali, un filtro da città che io uso tutto l'anno e un altro prodotto jolly, diciamo così, che secondo me è molto comodo soprattutto da tenere in borsa in estate. Il filtro da città che sto usando da qualche mese a questa parte è questo qui di Kiehl's. Kiehl's fa delle protezioni, ne fa due, si chiama Ultralight Daily UV Defense, parliamo sempre di SPF 50. Questa è la versione classica, la prima uscita. Quest'anno ha lanciato una texture diversa, oltre a questa c'è in gamma una texture un po' più leggera, dovrebbe essere una gel crema che però non ho avuto modo di provare. E quindi adattissima a una pelle un po' più grassa oppure per l'estate piena. Io preferisco utilizzare il filtro da città anche in estate sopra la mia crema da giorno piuttosto della crema solare classica, perché vuoi o non vuoi, ne ho provate tante da città, io uso sempre un SPF 50, lo sapete, io sono comunque già portatrice sana di macchie, appena mi abbronzerò un po' di più uscirà la classica macchia del baffetto, una qua, eccetera, eccetera, quindi io uso sempre una protezione molto alta. Dicevo che preferisco però utilizzare una crema specifica, un filtro specifico, perché vengono formulati in una texture diversa, più leggera, la texture è più sottile e molti filtri da città sono adatti anche per essere utilizzati come primer, quindi come ultimo prodotto. Il filtro da città è l'ultimo prodotto che si applica nella skincare routine quotidiana e il primo prodotto al di sotto del primer, del fondotinta. Vi dicevo che li formulano proprio in maniera più specifica, quindi sono delle texture leggere, non hanno la sensazione di non lasciano la sensazione appiccicosa sulla pelle quando poi andiamo a truccarci. Li preferisco, ahimè, alle creme solari, perché tutte le creme solari che porto in spiaggia, che magari hanno un SPF 50, per me diventano poi troppo pesanti da utilizzare quotidianamente, soprattutto se devo truccarmi. Non ne ho ancora trovata una che mi faccia sostituire il filtro da città, almeno nei mesi più caldi, perché comunque io poi devo truccarmi, se non magari fare la base perfetta col fondotinta, cipria, eccetera, però comunque il correttore, e mi piace avere la sensazione di pelle mia, non sentirmi niente sul viso. Già fa caldo, insomma, poi mi devo sentire anche quello, non ce la faccio. Quindi al momento sto utilizzando questa, poi mi trucco tutti i giorni, e magari un giorno non metto il fondotinta ma applico comunque il correttore su tutto il viso, quindi alla fine il trucco c'è, e in borsetta tengo questa qui. Questa ve l'avevo già fatta vedere su Instagram l'anno scorso, l'avevo acquistata verso fine estate, ed è la di La Roche-Posay, è la broom per il viso della linea solare Antelios, sì, Invisible Fresh Mist SPF 50. Che cos'è? È una broom che si vaporizza sul viso. Io la tengo in borsa perché l'aria applico più
più volte durante la giornata, soprattutto se sto fuori tanto durante il giorno, ma la tengo perché ricordatevi che quando guidate c'è un braccio che si abbronza sempre di più dell'altra, quindi io quando sono in macchina vaporizzo anche sul braccio, insomma sulle zone che ho scoperte. È rinfrescante. Io non ho trovato una azione, non ho trovato dei difetti sinceramente nell'utilizzo sul mio tipo di pelle e su di me, però appunto è un'ottima cosa da avere a portata di mano in borsa rinfrescante. Avevo usato anche negli anni passati quella di Garnier, mi ero trovata bene. Comunque in genere io le broom, queste qui, le mist per il viso con protezione, un po' le adoro. Questo è un prodotto che uso sia in città che al mare ed è uno stick SPF sempre 50 protezione tatuaggi. Perché? Intanto perché avendo i tatuaggi comunque al mare lo applico, ma in città lo sto usando quotidianamente quando applico appunto il filtro solare, poi prima di andare a truccarmi lo applico sulle sopracciglia. Io ho la dermopigmentazione sulle sopracciglia, quindi ho il tatuaggio ed il pigmento subisce l'azione dei raggi del sole, quindi per mantenere il colore più pieno, per evitare che sbiadisca, si scolorisca, insomma che il pigmento della dermopigmentazione vada via più velocemente, scarichi più in fretta, utilizzo lo stick. Questo è di Tattoo Defender, io l'ho trovato su Amazon, comunque tutti i link, tutti i prodotti ve li linko, ve li scrivo giù. Questo l'ho comprato su Amazon, cerco anche il link così ve lo metto. Tattoo Defender è una linea che fa prodotti protettivi per tatuaggi sia al mare che in città, fa delle creme anche per chi ha i tatuaggi magari colorati. Di questa linea fanno un'altra che si chiama Makeup Defender, che è specifica proprio per i pigmenti dei tatuaggi sul viso, oppure chi ha il contorno labbra tatuato, insomma per quelli che si trovano sul viso. Io però ho preso la linea Tattoo perché così posso fare sia uno che l'altro, e quindi l'ho presa, ho preso questa, costa poco perché costa più o meno 12 euro, quindi non è un prezzo altissimo, e è uno stick molto leggero, non fa scia bianca, non è spesso come stick, ma si assorbe anche subito. Quindi parliamo ora dei solari invece che ho scelto quest'anno da portare al mare. Allora, è stata una scelta attenta perché sono mesi che penso a quale brand volevo provare, e è successo che però mi sono trovata, abbiamo deciso di andare al mare un giorno in cui non ero preparata, e quindi cosa ho fatto? Ho preso una protezione al volo e ho acquistato questa novità di Garnier. Questa si chiama Acqua UV Vis Corpo, è un nebulizzatore protettivo rinfrescante particolare perché viene nebulizzato proprio da questo cerchietto sull'applicatore. È una classica bomboletta, quindi va agitata, fanno due SPF, il 30 e il 50. Io ovviamente ho usato il 50 e poi ho acquistato anche il 30 da prestare a chi non vuole l'SPF 50. L'ho utilizzata sia sul viso che sul corpo, l'ho vaporizzata, sul viso invece l'ho vaporizzata prima sui palmi delle mani e poi l'ho stesa sul viso. E sono molto molto leggere, hanno un profumo che a me non piace perché è proprio il classico profumo da solare che non mi fa impazzire, voglio delle cose più profumate, e senza alcol, protezione fotostabile UVA UVB resistente all'acqua con aloe vera idratante, texture rinfrescante ed è veramente rinfrescante. Secondo me è un prodotto che può piacere tanto agli uomini perché è rinfrescante e molto rinfrescante. Io me la sono vaporizzata all'ombra e quasi avevo una sensazione di freddo sulle gambe. È facile, non va massaggiata, non va spalmata, si può nebulizzare su tutto il corpo perché si stende benissimo con questo nebulizzatore qui a cerchio. Ed è appunto una protezione, mi sono trovata bene per essere, cioè l'ho usata durante la mia prima esposizione al sole e devo dire che non mi sono mai scottata. Garnier la trovate sia al supermercato che su Amazon, su qualsiasi sito, insomma in parafarmacia dovreste trovarla, comunque è facilmente reperibile. Ma i solari che ho scelto da
utilizzare io tutta l'estate. Questi sono solo miei ed esclusivamente miei, non li presterò. Quando mi chiederanno, Fede, ma che hai la protezione? Quella di Garnier. Ero super incuriosita da questo packaging perché lo trovo bellissimo e ho scelto di provare i solari di Darling Sun. Darling Sun è un brand italiano che è completamente italiano. Viene prodotto in Italia, all'attivo hanno 4 referenze, io ne ho acquistate 2, adesso vi farò vedere quali sono. È un brand che coniuga l'aspetto design, quindi questi packaging un po' instagrammabili, alla qualità dei prodotti. E io ho acquistato 2 referenze. Allora, in gamma trovate l'attivatore per l'abbronzatura, la protezione medio-bassa, che è una 15-30, la protezione alta, che è una 30-50, e il doposole. Partiamo dalla protezione alta. Il prezzo è di 31 euro, se non sbaglio. Io ho acquistato proprio sul loro sito, hanno un sito internet. Tra l'altro ci ho messo un po' ad acquistare perché una volta era fuori, non avevano in stock il solario. Ho detto vabbè, compro tutto insieme, quindi è passato un po' di giorni. Tenete sotto controllo se volete acquistare dal sito, perché appunto io ho avuto difficoltà, nel senso che quando volevo fare l'acquisto non c'era il doposole, allora poi ho dovuto aspettare, è arrivato tutto e via. La protezione 30-50, che può essere utilizzata sia su viso che su corpo, ha una texture leggera, è una cremina bianca, è indicata anche per le pelli più sensibili. La profumazione, Monoi. Che estate è senza un solare che sa di Monoi? Mi ha colpito perché oltre comunque vabbè essere carina e quello va bene, ok, ci può interessare, ma pure fino a un certo punto se siamo attenti alla qualità di un solare, sono gli ingredienti che ci sono all'interno, perché abbiamo sia nella protezione che nel doposole vitamina E, che è appunto un'azione anti-age per la pelle. Abbiamo anche un'azione antiossidante data dall'allantoina, se non sbaglio. Se ho sbagliato vi metto l'asterisco, e l'olio di albicocca. È un mix di ingredienti proprio pensato per, oltre a proteggere la pelle, dare anche quella sensazione di elasticità sulla pelle. Io l'ho già provato ovviamente, il doposole lo sto anche utilizzando dopo ogni doccia perché lascia comunque la pelle profumata. Allora lasciano questa pelle profumata sotto il sole di Monoi, buonissimo. Si stendono bene e si assorbono facilmente. Una volta che abbiamo finito di stenderla non abbiamo la sensazione di unto, di appiccicoso sulla pelle, quindi se ci cade la sabbia addosso non si appiccica. Anche per il viso va bene perché comunque non ha una texture unta, non è unta, quindi non rimane oleosa. Poi considerate che io utilizzo questa su tutto il viso, ma la maggior parte del mio viso è coperto dallo stick, perché lo metto sulle sopracciglia, nella zona dei baffi, qua dove mi esce la macchia, insomma. Alla fine è un bel mix. Parliamo adesso del doposole. Per il doposole abbiamo lo stesso concetto. È un po' più grande la confezione del doposole perché la crema solare sono 150 ml, mentre il doposole sono 200 ml. Ed è un po' più caro perché viene sui 40 euro. Non si classificano nella fascia di solare economico, però io li volevo provare, poi comunque so che me li porterò tutta estate, quindi alla fine li finirò. E vi dicevo, il doposole ha la stessa identica profumazione della crema solare. E io la sto usando dopo ogni doccia, come crema corpo soprattutto per le gambe, la zona delle braccia, il décolleté, perché lascia veramente la pelle super profumata, morbida, elastica, e ha un'azione un po' più rinfrescante perché abbiamo all'interno il mentolo e la camomilla e la malva, che hanno un'azione più lenitiva e pensata proprio per dare sollievo alla pelle che si è appena esposta al sole. Ovviamente anche qui abbiamo la vitamina E, che è praticamente una caratteristica. Comunque, se andate sul sito, io mi sono fatta una cultura, avevo proprio letto tutto, e quindi abbiamo la pelle molto elastica. Devo dire che in estate io ho le gambe sempre un po' più secche, perché comunque le depilo di più, il sole secca e mi mantiene le gambe idratate anche. Io faccio la doccia la sera, la mattina dopo sono ancora bella idratata fino alla sera, quindi comunque il potere idratante c'è.
Poi ovviamente siamo all'inizio dell'estate, quindi io le ho applicato tutto, tranne quelli che uso appunto come solari e filtri da città, però tutto il resto lo sto testando per bene. Ovviamente poi io vi aggiorno sempre, costantemente su Instagram, quindi vi lascio Instagram qua così ci possiamo tenere aggiornate per, insomma, quando finirò di utilizzarli a fine estate. Spero mi durino tanto. Bene ragazze, questi erano i solari che ho scelto di utilizzare quest'anno. Questa volta vi ho fatto il video prima dell'estate, così potete curiosare che cosa ho scelto. Vi terrò aggiornate e noi ci vediamo al prossimo video.